Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro dal titolo Valutare la sostenibilità ambientale degli interventi per la ripresa e la resilienza. Io sono Norina D'Agostini e vi darò un supporto nel corso di questo incontro. Dunque, farò una brevissima introduzione, come di consueto, prima di lasciare la parola alla relatrice di oggi, che è la dottoressa Giuseppina Liuzzo. Allora, come vi dicevo, il titolo dell'incontro è Valutare la sostenibilità ambientale degli interventi per la ripresa e la resilienza, e questo incontro si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione. Questo percorso si inserisce a sua volta nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto alla operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione all'interno del PON Governance, e il Dipartimento ha dato mandato al Formez SPA appunto di attuare il progetto stesso. Qui nella slide proiettata vedete quali sono state le tematiche trattate nell'ambito del progetto tra appunto seminari e webinar, mentre qui vediamo quali sono stati nei mesi di novembre e dicembre 2020 i temi per webinar e focus dei centri di competenza che ne hanno curato la progettazione, programmazione e realizzazione. Li scorriamo velocemente insieme: il procedimento unico all'interno del SUAPE, la semplificazione dei controlli sulle imprese, misure di semplificazione, zone economiche speciali, rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale ed energie rinnovabili, modulistica semplificata e standardizzata relativi alle attività di impresa e norme regionali di semplificazione. Qui vediamo invece le attività realizzate all'interno del progetto a dicembre 2020. Formazione in presenza e a distanza, 120 tra seminari e webinar di sensibilizzazione e formazione con 30.023 partecipanti e 2.100 amministrazioni. Centri di competenza regionali per la semplificazione, 6 centri costituiti e attivi nelle regioni Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia, affiancamento e consulenza in presenza e a distanza, help desk e affiancamento on the job, monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione, 14 indagini in tema di conferenza di servizi, adozione della modulistica standardizzata e unificata, attuazione del SUAP, autorizzazione unica ambientale, notifica sanitaria e infine reti di esperti, comunità di pratiche sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. Qui vediamo invece quali sono i temi dei webinar in programma: norme, modifiche e semplificazioni introdotte dall'articolo 50 del decreto semplificazione, le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, le novità in materia di green economy, le procedure relative agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e infine sostenibilità ambientale degli interventi per la ripresa e la resilienza. Queste sono le regioni che hanno attivato i centri di competenza: Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, Sicilia, Campania e Sardegna. E il progetto fornisce appunto supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione. E questi centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e la gestione di procedure complesse. Qui vediamo quali sono stati i principali risultati raggiunti, li scorriamo anche questi insieme: analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, cooperazione e coordinamento tra uffici e servizi dell'amministrazione regionale, cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, in particolare regioni e comuni, programmi di formazione e affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali e specialistiche, proposte di semplificazione dalla modulistica regionale alla normativa regionale e strumenti a supporto della semplificazione, manuali, linee guida, infrastrutture tecnologiche.
I centri di competenza si sono quindi rivelati strumenti efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito, di programmazione. Questa è la pagina sul sito di Eventi PA in cui potete trovare tutte le attività di formazione che sono state realizzate appunto nell'ambito del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. E veniamo invece al webinar di stamattina. Questo webinar è rivolto al personale dei SUAP e ai soggetti competenti in materia di edilizia e rigenerazione urbana, agli ordini professionali, ai liberi professionisti e naturalmente a quanti sono interessati alla tematica. Dopo questa mia introduzione lascerò la parola appunto, come detto all'inizio, alla dottoressa Giuseppina Liuzzo e poi dedicheremo, a partire dalle 11:10 circa, un po' di spazio, alle risposte, alle vostre domande, alle domande che, potete porre in chat. Alle 11:30 è prevista la chiusura. Questa è l'intervento della dottoressa Giuseppina Liuzzo riguarda le procedure e i procedimenti ambientali nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come vi dicevo, potete fare le vostre domande in chat, scrivendole. Naturalmente, come dicevo, precedentemente, dedicheremo uno spazio poi alle risposte. E, come di consueto, questo incontro sarà registrato. La registrazione e, le slide saranno a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata, all'evento. Prima di lasciarvi alla dottoressa Liuzzo, vi ricordo che gli attestati di iscrizione saranno rilasciati a quanti si sono iscritti all'evento e a quanti naturalmente seguiranno almeno il 20% della durata dell'incontro e questi attestati di iscrizione saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito di Eventi PA alla voce i miei eventi e è possibile scaricarli autonomamente. A questo punto non mi resta che augurarvi, un buon webinar. Chiedo alla dottoressa Liuzzo di attivare, microfono e la sua telecamera e provvedo a proiettarne le slide. Grazie. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi diciamo, la giornata, il webinar sarà molto robusto sia dal punto di vista delle informazioni, ma soprattutto molto robusto in termini di contenuti relativi alle procedure e procedimenti che il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, che è il tema praticamente quotidiano del dibattito politico istituzionale, potrà generare. Per effetto di molte tipologie e dei livelli dimensionali degli interventi che lo stesso ha programmato. Infatti, l'oggetto della comunicazione odierna, da una parte, mette in evidenza come le relazioni intercorrenti appunto tra gli interventi, le procedure e i procedimenti, con le facilitazioni introdotte per quanto riguarda gli interventi attivati da parte privata, sicuramente dal testo unico edilizia e quindi dalle modifiche introdotte al 380 che gli altri colleghi che hanno gestito appunto i webinar relativi hanno in qualche modo appunto illustrato e approfondito, mentre per quanto riguarda la classe, la categoria degli interventi pubblici, che ovviamente è escluso dall'applicazione del 380 e che invece appunto è tipico del procedimento istituzionale e dei provvedimenti appunto rilasciati dalle varie autorità, sia gli interventi privati che quelli pubblici, sicuramente per gli interventi che adesso andremo a elencare e individuare all'interno della programmazione, saranno suscettibili di quasi tutte, anzi direi tutte le procedure e i procedimenti ambientali. Il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresenta, diciamo, il punto a cui da un decennio, ma direi per alcuni aspetti da un ventennio, l'Italia sta lavorando per ottenere l'efficientamento energetico, l'indipendenza energetica,
la mobilità alternativa e sostenibile e gli effetti generabili appunto dal retrofitting cosiddetto energetico e climatico sull'edilizia pubblica. Per rientrare all'interno di un parametro e di un obiettivo appunto di sostenibilità, ma anche di governo del territorio e dell'ambiente, in linea con gli obiettivi imposti dalle normative, dalle direttive, dagli orientamenti globali, ma soprattutto per effetto degli, scusate il bisticcio, effetti ambientali devastanti. Che sono stati generati sicuramente dai nostri comportamenti, dai nostri stili di vita, almeno dagli anni 60 ad oggi. Con questo piano, che nasce ovviamente purtroppo in prima istanza per controbilanciare gli effetti negativi della pandemia Covid-19, l'Europa e l'Italia in particolare stanno mettendo in campo una serie di leve finanziarie combinate e integrate per ottenere e anche accelerare la ripresa, ma gli obiettivi anche della programmazione 2021-2027 che ufficialmente è partita. Noi diciamo sta partendo, in realtà già siamo nel 2021 e quindi tutti gli avvisi, i bandi, le modalità di selezione degli avvisi negoziali, le città metropolitane dovranno fare i propri avvisi in quanto organismi indipendenti che gestiscono i PON e i POC, dovrebbero partire in brevissimo termine, quindi le regioni e gli enti locali fare per tempo una propria programmazione che alimenti appunto il documento di programmazione e pianificazione unico a livello nazionale e poi a livello delle regioni e degli altri uffici competenti. Questo piano nazionale appunto mette insieme tre importanti leve finanziarie, tre importanti pacchetti, il REACT di cui si sente parlare ormai da aprile, già dalla fase del lockdown, il REACT 2020, scusate. REACT cos'è? È un programma che mette insieme, che anzi alimenta tutte le attività sostenute, incoraggiate e pianificate soprattutto all'interno dei PON nelle città metropolitane. Come vedremo, infatti, ha una deadline di scadenza abbastanza vicina per l'ultimazione degli interventi, che è il 2023. Ed è una fetta consistente, come vedremo, dei finanziamenti messi nel pacchetto PNRR. L'altra quota, l'altra leva finanziaria, come vedremo, è rappresentato dal Recovery Fund, dal Just Transition Act. Queste leve finanziarie, questi pacchetti combinati, queste programmazioni anche combinate hanno l'obiettivo di raggiungere tre priorità, cioè hanno tre priorità di raggiungere quindi gli obiettivi legati a queste tre priorità strategiche che abbiamo visto sono cruciali, concordate ovviamente a livello europeo, che sono la digitalizzazione, l'innovazione, la transizione ecologica e l'inclusione sociale. Tutte e tre queste priorità hanno sia azioni di carattere immateriale, ma prevalentemente, come vedremo, costituiscono il quadro di riferimento per interventi invece infrastrutturali di tipo lineare, puntuale, areale, diffusi a livello nazionale, regionale e anche concentrati a livello comunale. Questi interventi che noi andremo ad analizzare anche in relazione al decreto legislativo 15206 per le parti che riguarda appunto le procedure e gli allegati alle procedure e procedimenti ambientali, potranno generare quindi interventi di quelli allegati alla parte seconda, quindi dal secondo al quarto della parte seconda, ma anche suscettibili, interventi possono generare interventi suscettibili ad autorizzazioni integrate ambientali, ad AUA, anche in maniera combinata,
con l'altra procedura e valutazione ambientale, che è la valutazione di incidenza ambientale. Sicuramente questo, diciamo, mix di interventi, procedure e procedimenti sarà generato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai vari livelli e con le competenze in ordine alla gestione del procedimento e alla competenza al rilascio del provvedimento finale, che sono diluite tra lo Stato e le regioni e le province autonome. Infatti, io ho selezionato dagli allegati secondo a quarto alla parte seconda del decreto legislativo le tipologie e i limiti dimensionali degli interventi che ora vedremo sono stati prospettati tutti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il piano è abbastanza ambizioso. Proprio perché persegue obiettivi di efficienza energetica, di sostenibilità ambientale e di indipendenza energetica, perché l'Italia dipende ancora energeticamente da altri paesi, ha messo e rimesso in campo obiettivi e azioni e interventi che possono essere appunto riferiti, per esempio, all'articolo 2 dell'allegato 2. A centrali termiche e altri impianti di combustione che hanno una potenza termica che eccedono i 300 MW, vedremo poi le azioni singole del piano per ogni cosa che io vi sto elencando come procedura o procedimento ambientale da attivare per arrivare al provvedimento finale, ha un suo corrispettivo nella individuazione, nella elencazione degli interventi previsti dal piano. Quindi, sono queste parti degli allegati, sono esattamente parti estrapolate perché non sono chiaramente tutti gli interventi compresi negli allegati. Quindi la 2 sicuramente ci sta dal punto di vista di queste appunto delle centrali termiche, delle dighe. Si parla di nuovo di irrobustimento di dighe di invasi, perché non solo quindi poi vedremo di andare a rafforzare il territorio in termini di resilienza, ma anche in termini di accumulo e di serbatoi da mettere in sicurezza o da progettare nuovamente, quindi ci saranno anche le dighe. Gli impianti termici che eccedano i 150 MW, gli eolici sulla terraferma, perché ci saranno gli onshore e gli offshore. Vedremo anche ci saranno delle piattaforme di produzione da ferro anche offshore, in questo caso le onshore su terraferma con potenza superiore a 30 MW. Siamo ancora all'interno dei progetti di competenza statale che verranno valutati o dalla commissione via VAS nazionale, ma ricordiamoci che sarà istituita, perché è prevista dal 104, anche la commissione per il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, il PNIEC, molto importante. Gli altri progetti che possono essere valutati all'interno della commissione nazionale, quindi dal Ministero, gli elettrodotti aerei, si sta rafforzando anche la rete eterna. La rete eterna sta completando alcuni interventi strategici che sono già andati a VAS nazionale e che poi espleteranno le proprie procedure ambientali a livello regionale e o comunale se c'è valutazione incidenza, ma sono previsti anche rafforzamenti sulla rete eterna perché potrebbe la rete non soddisfare tutta la richiesta di collegamento, quindi di connessione in grid, cosiddetto, dell'impiantistica, per esempio dei fotovoltaici, per cui bisognerà forse anche potenziare una rete nazionale. Stessa cosa per gli elettrodotti aerei che hanno una tensione nominale superiore ai 100 kW, e come vi dicevo, sia 4 bis, 7 bis e 7 quater sono stati introdotti dal 104. Ci sarà anche un intervento atteso su impianti eolici per la produzione di energia elettrica offshore, quelli ubicati in mare. Così come i geotermici pilota, che per un periodo l'Italia aveva messo da parte, in realtà sta anche riprendendo, sempre all'interno del piano.
Infine, altri interventi sono, come abbiamo detto, il rafforzamento dei trasporti, non solo dal punto di vista della mobilità sostenibile, che vedremo essere soprattutto gestiti all'interno dei sistemi a guida vincolata, ma il rafforzamento della rete nazionale ferroviaria, delle autostrade, è anche previsto l'intervento sulle autostrade, su strade straurbane di alta velocità. E soprattutto per le interconnessioni funzionali che al turismo, all'offerta turistica, all'offerta di miglioramento della logistica dello scambio nei trasporti, si prevederà un impatto notevole anche di parcheggi interrati. Particolari categorie, come vedremo, potrebbero ricadere in superfici superiori ai 5 ettari e in siti UNESCO, per cui sarà il Ministero a doversi esprimere secondo l'articolo 10 dell'allegato secondo. I porti, anche il sistema portuale è un sistema che è stato ri ricompreso nell'efficientamento, sia dal punto di vista dell'efficientamento, sia dal punto di vista della nuova offerta, di nuova offerta, perché abbiamo porti che eccedono certe dimensioni, sia turistici che commerciali, che anche industriali. Ricordiamoci che ci sono anche i porti industriali che, se hanno determinate dimensioni o caratteristiche, rientrano sempre nella competenza statale. Poi vedremo quelli che rientrano anche in competenza regionale. E per il discorso che si diceva prima, anche questi interporti finalizzati al trasporto merci. Quindi tutte queste categorie e dimensioni di opere sono sicuramente da assoggettare a VIA, cioè questi rientrano nella VIA nazionale, ovviamente, e sono di competenza statale. Quelli che poi vedremo negli altri allegati che andranno a VIA entreranno o via articolo 23 o PAUR, quindi via regionale. Dopodiché, abbiamo detto, a seconda della tipologia, ma anche delle classi dimensionali, dei limiti dimensionali in superficie, lunghezza, si possono, anzi si ripetono, le tipologie di interventi, però con dimensioni diverse. A questo punto si fa la cosiddetta verifica di assoggettabilità, normata dall'articolo 19 del testo unico ambientale, e secondo gli allegati, appunto, dal 5 al 6, che sono contenuti, dal 5 bis, che sono contenuti all'interno del TUA. Quindi abbiamo parlato di industria energetica ed estrattiva. Per la dimensione inferiore e particolari tipologie, non si va direttamente alla valutazione di impatto ambientale, ma si va alla verifica di assoggettabilità, cioè il proponente, sulla base di studi e di criteri che poi vedremo quali essere, perché dedicheremo appunto anche una sezione all'articolo 19, un webinar o più webinar se necessario a questa procedura, deve verificare se sono assoggettabili tutte le opere che rientrano all'interno dell'industria energetica estrattiva al punto 1. Quindi impianti termici che però non superano i 50 MW, progetti di infrastrutture, come vedete, tornano gli interporti, le piattaforme intermodali e i terminali intermodali, ma naturalmente con dimensioni inferiori. Porti e impianti portuali marittimi, compresi i porti, quindi quei porti di competenza nazionale avevano tonnellaggi, dimensioni, fino a un certo limite, e al di sotto del quale limite noi adesso ce ne andiamo sempre come competenza ministeriale, però non attiviamo direttamente la VIA. Poi strade extraurbane secondarie di interesse nazionale, acquedotti però con una certa lunghezza superiore ai 20 km, quelli inferiori non vanno neanche a verifica. Gli aeroporti, quelli che non abbiamo visto essere di competenza nazionale, adesso tornano nelle competenze sempre nazionali, ma di verifica di assoggettabilità, mentre quelli dell'allegato 2 di competenza nazionale avevano una sua dimensione e andavano a via. Questi, sempre nella competenza nazionale, ma che non sono compresi nell'allegato 2, andranno a verifica.
I porti con funzione turistica da diporto, lo dicevamo all'inizio, anche questi vanno a verifica di assoggettabilità, ma quando appunto dal punto di vista dimensionale presentano certe caratteristiche, quindi lo specchio d'acqua inferiore uguale ai 10 ettari, le aree esterne non superano i 5 ettari, e sapete che per aree esterne c'è tutta la logistica, l'intermodalità o l'interportualità che viene compresa all'interno dell'intervento, e i moli non devono essere superiori a 500 metri. Andiamo all'allegato 3. Quindi, finiti i progetti che vanno a via o vanno a verifica di assoggettabilità di competenza nazionale, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza presenta anche una serie di tipologie, appunto, gli impianti eolici. Qualora appunto di energia elettrica sulla terraferma di onshore che non superano un megawatt, lo vedremo perché ci sono esempi per le città e vedremo in quale criterio e in quale missione ci sono proprio questi impianti. E tutti gli impianti volti all'attivazione dell'economia circolare a stoccare, recuperare e trasformare i rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi. E questo è anche importante. Ci saranno grossi interventi in materia di economia circolare, ma soprattutto per i rifiuti, per grandi città metropolitane. Stessa cosa, industria energetica ed estrattiva. Quindi quegli impianti che abbiamo visto con una nuova dimensione, qua c'entra sicuramente tutto il fotovoltaico di cui abbiamo parlato la volta precedente, qui naturalmente vanno tutti a verifica assoggettabilità entro i limiti appunto di una potenza complessiva superiore a un megawatt. Al di sotto di un megawatt in genere, ma si sollecita a non farlo. Ci sono appunto interventi che arrivano a 999, li presentano direttamente ai comuni. I comuni verificano che non vi siano aree agricole, quei limiti e livelli di esclusione del famoso DM del 2009, del 2010, scusate. I comuni fanno le loro verifiche, l'area agricola non ha quelle caratteristiche, non ci sono alcuni vincoli, escludenti, eccetera, eccetera. Quindi, con questo tipo di escamotage, molto spesso il proponente non va a fare la verifica assoggettabilità. In realtà ormai si caldeggia nei confronti dei comuni, si sollecita invece la trasmissione in apposita commissione, perché certamente qualche mega e kilowatt non fa la differenza. Cioè, 999 è un megawatt 01, penso non faccia la differenza. Rientrano gli impianti industriali per il trasporto del vapore dell'acqua calda, quindi queste grandi reti di canalizzazione che superano i 20 km, quindi sono delle famose reti. Gli impianti eolici di produzione dell'energia elettrica sulla terraferma con potenza sempre superiore a un megawatt. E impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione, questa volta superiore a 100 kW. E andiamo a una pluralità di progetti, ora vedremo nel piano nazionale, che sono suscettibili di verifica a via, sempre articolo 19. Progetti di sviluppo di aree urbane nuove in estensione interessanti superfici superiori ai 40 ettari. Questi sono i grandi progetti di trasformazione e di rigenerazione urbana che potrebbero essere relativi ad aree da bonificare, con brownfield, quindi con suolo consumato. In realtà però è più facile incontrare, anche se ci sono di queste previsioni, è più facile nel PNRR trovare invece i progetti cosiddetta rigenerazione urbana, soprattutto come vedremo nel piano nazionale Borghi e nel piano nazionale Borghi e Periferie, che interessano superfici superiori a 10 ettari, sono i grandi progetti di rigenerazione e ci sono tutti. E anche i parcheggi con uso pubblico con capacità superiore ai 500 posti auto. Si può avere c'è una doppia possibilità. Se gli interventi costituiscono, diciamo, variante significativa o variante comunque e sono in combinazione con altri tipi di interventi,
Si può anche fare un combo interessante, abbiamo sempre detto noi, tra la verifica di assoggettabilità a VAS e la verifica di assoggettabilità a VIA. Quindi andare a mettere insieme gli impatti, non solo dal punto di vista locale, quindi dell'ambiente locale e delle aree interessate, direttamente o indirettamente interferite, quindi non solo fare la verifica di questi impatti per l'opera, ma andare a verificare gli impatti sulla pianificazione intera. Quindi, ai sensi dell'articolo 10, si potrebbero, anzi, si genereranno sicuramente delle procedure combinate di VAS e articolo 19 di VIA, che in genere sono quelle che danno maggiore certezza e maggiore sicurezza, perché dal punto di vista delle condizioni e delle prescrizioni ambientali, affinché poi l'intervento risulti il più sostenibile possibile. Anche qui le strade extraurbane secondarie con una loro dimensione, linee ferroviarie a carattere regionale e locale. Come vedete, la differenza delle competenze tra lo Stato e le regioni è proprio che le regioni hanno comunque una rete trasportistica regionale e locale con linee ferroviarie dedicate. E nell'articolo L del punto 7, importantissimo, c'è quello che diciamo, fa la grande differenza, il PNRR e anche insieme alle rinnovabili. Ed è il rifinanziamento di sistemi di trasporto a guida vincolata, tranvie, metropolitane, funicolari, tutte le linee di trasporto che abbiano appunto che siano a guida vincolata. E questo è molto importante perché, come vedremo, soprattutto React, ma soprattutto l'attuale linea che ha assunto il Ministero sia dell'Economia sia il MISE insieme al Ministero dei Trasporti, sta rincoraggiando non solo mutui di carattere appunto nazionale, ma finanziamenti, fermo restando ovviamente all'approvazione dei piani urbani per la mobilità sostenibile, i cosiddetti PUMS. Dopodiché, oltre ai porti, ovviamente, perché costruire un porto potrebbe anche peggiorare le condizioni della fascia costiera, cioè un porto muta potrebbe generare impatti sia dal punto di vista di erosione o di trasporto delle materie, o potrebbero già le fasce costiere abbastanza vituperate e pressate antropicamente in questi anni avere già problemi di stabilità dei fronti, problemi di erosione, ma soprattutto per effetto dei cambiamenti climatici le coste sono ormai oggetto di mini tsunami, purtroppo, che abbiamo visto essere molto più diffusi nell'arco, diciamo, nell'arco adriatico. Quindi anche questo è uno degli interventi per la resilienza e la sostenibilità che potrebbero appunto essere assoggettati a verifica VIA. Un altro tema, poi ora li scorriamo, li leggiamo. È importante avere fatto questa premessa perché appena noi cominciamo a isolare le missioni e le azioni, abbiamo già in qualche modo anticipato le procedure che, ahimè, ognuno di noi per fare parte di una pubblica amministrazione dovrà o sviluppare o valutare a seconda se poi sia nel ruolo anche di soggetto competente, quindi valutare o se addirittura si lavora all'interno delle autorità competenti e quindi decidere e dare il provvedimento finale. Quindi le opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, sempre per effetto dei cambiamenti climatici e per effetto di una cattiva regimazione delle acque che ancora permane all'interno dei nostri territori, ma soprattutto se pensiamo ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche, canali urbani, questi sicuramente stanno subendo gli effetti maggiori degli improvvisi, diciamo dei cambiamenti climatici, le grandi piogge, che sono anche eventi violenti, che alterano non solo il corso delle aste fluviali o comunque dei corsi d'acqua anche interni agli abitati, e sono quelli che creano e aumentano il rischio idrogeologico. Su questi sono previsti anche massicci interventi. Se
anche qui sugli impianti per l'attuazione degli obiettivi dell'economia circolare rientrano interventi con le loro classi e limiti dimensionali che li attribuiscono alle regioni sui rifiuti. Dopodiché c'è anche un grande impulso dato al turismo, c'è una missione, una linea, la 5, la 6 se non ricordo, lo vedremo, che spinge a irrobustire le infrastrutture, le strutture ricettive e i servizi, quindi anche interventi importanti che potrebbero generare molto ragionevolmente i villaggi turistici. I terreni a campeggio e caravane o parchi tematici. Quindi, siccome aumenta l'offerta turistica, che ha avuto anche, diciamo, un crollo perché la movimentazione delle persone per ormai oltre un anno sicuramente, perché in paesi e da paesi in cui il Covid si è manifestato prima già non arrivavano, no, non si muovevano appunto, non c'era movimento turistico. Quindi il turismo è uno diciamo, dei settori su cui investire in maniera quasi prioritaria per la ripresa. E andiamo quindi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Asse missioni, 48 linee di intervento che ora vedremo per le materie che a noi appunto interessano e quindi per tutte le procedure che dovranno essere attivate. E queste 6 missioni appunto corrispondono alle aree tematiche delle tre diciamo, strategie cruciali che abbiamo visto all'inizio. La digitalizzazione, l'innovazione, la competitività e la cultura. La seconda è appunto rivoluzione verde e transizione ecologica. Faremo un cenno al nuovo ministero, che è un ministero di facilitazione e semplificazione amministrativa nel suo progetto. Tre, le infrastrutture abbiamo visto per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, anche lì ci saranno, diciamo, robusti interventi. Soprattutto per l'efficientamento energetico degli edifici, ma anche, diciamo, nuovi centri, quindi nuove strutture, l'inclusione e la coesione, in cui rientra il famoso Piano Nazionale Borghi e Periferie, di cui abbiamo già fatto un cenno, e la salute, anche qui con interventi sulle infrastrutture e le strutture ospedaliere. La missione 1 appunto parla di una componente molto importante, terza componente appunto, che parla di investimenti in infrastrutture e servizi turistici strategici, quindi non solo di tipo materiale o immateriale, ma immaginate irrobustire la linea appunto tutte le connessioni, irrobustire la fibra a servizio, è sempre un intervento che seppure ha un obiettivo di immateriale, chiamiamolo così, non percepibile, in realtà dietro ha un intervento di infrastrutturazione molto problematica o che comunque attraversa non solo le aree urbane, ma anche aree extraurbane che potrebbero essere su cui potrebbero esserci appunto dei vincoli o dei potenziali impatti a seconda della linea appunto della lunghezza di queste comunicazioni. La missione 2 è molto importante, è quella che diciamo su cui si gioca un terzo, più di un terzo di tutti gli investimenti previsti dal Piano Nazionale, che abbiamo visto rientrare nell'allegato 2 o allegato 3, o comunque in tutti e quattro gli allegati per la VIA o la verifica VIA, e poi separatamente da VIA, verifica VIA, tutto ciò che invece poi sarà l'impiantistica per l'economia circolare, vedremo, potrà entrare addirittura in AIA o in AUA. La prima componente è l'agricoltura sostenibile ed economia circolare, quindi sempre impianti di produzione di materie prime secondarie, quindi sono impianti che a completamento del ciclo integrato dei rifiuti trattano ciò che non è più un rifiuto, ma potrebbe appunto essere una valorizzazione di un rifiuto o una materia seconda, per cui sono dei veri e propri impianti che potrebbero rientrare, come abbiamo visto, all'interno di classi da assoggettare o da verificare a VIA.
E abbiamo detto la loro localizzazione nelle grandi aree metropolitane del centro e sud Italia, e vedremo nel dettaglio poi quali azioni si prevedono. L'altro appunto è molto importante: energia rinnovabile, idrogeno, mobilità sostenibile, che svilupperà, come abbiamo visto, tutti i sistemi a guida vincolata a livello metropolitano, nazionale, regionale. Il trasporto pubblico locale subirà ovviamente un ammodernamento non soltanto dal punto di vista delle modalità, ma soprattutto dei mezzi, ma non sarà oggetto della nostra comunicazione perché la trasformazione dei mezzi non è ancora assoggetta via via, quindi passare da un bus diciamo a diesel a un altro efficientato e alimentato da energia rinnovabile non è oggetto ovviamente di delle valutazioni, delle verifiche, ma lo sono solo gli interventi infrastrutturali. La rivoluzione verde poi appunto ha una terza componente importante che abbiamo accennato all'inizio, che è l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, sia pubblici che privati. All'interno di questa missione, questa componente missione, naturalmente rilascerà i propri effetti tutte le facilitazioni e le semplificazioni di cui vi hanno parlato i colleghi nelle precedenti e diverse edizioni di webinar per le modifiche apportate dal decreto semplificazioni al testo unico edilizio, quindi al 380. La quarta componente abbiamo visto prima con l'uso tutela del territorio della risorsa idrica, quindi si parte dai grandi schemi idrici, dagli interventi appunto per dighe, invasi, fino alla gestione sostenibile delle risorse idriche e, aspetto molto importante, a questa componente interviene in aiuto la infrastrutturazione verde urbana. Le infrastrutture per mobilità sostenibili, abbiamo detto, sono due componenti principali. Abbiamo visto gli interventi ferroviari, abbiamo richiamato l'allegato 2, ma anche l'allegato 4, scusate, quindi la competenza statale, la competenza regionale sulle tratte e le linee ferroviarie a livello nazionale e regionale, e queste saranno pure irrobustite, soprattutto nel Mezzogiorno con i fondi di sviluppo e coesione, i famosi FSC. Quindi questi avranno una fase di accelerazione di investimenti perché, come vedremo, essendo alimentati da particolari fondi, hanno delle scadenze abbastanza ravvicinate, quindi con progettazione esecutiva, ma anche con procedure e procedimenti complessi, spesso sono PAUR, da portare in tempo e per tempo in conferenze di servizi per avviare i cantieri. L'altra seconda componente che abbiamo visto era appunto l'intermodalità e la logica integrata, sempre programma sul sistema portuale. Questo è il grande impatto che abbiamo visto per i porti in allegato 2 o in allegato 4. L'istruzione e la ricerca, vedremo avanti come ci sono proprio nelle singole azioni interventi su sistemi, non soltanto gli ecosistemi dell'innovazione che sono appunto immateriali, ma i sistemi territoriali di ricerca e sviluppo con veri e propri poli o centri di ricerca scientifica anche di nuova generazione. La missione 5 è molto importante, quella che vedremo avrà un impatto maggiore, lo vedremo nella disamina particolare delle azioni, sarà sicuramente la terza componente, che sono interventi di coesione territoriale. Sì, ci sono fondi molto importanti sia per sisma, sia per rigenerazione borghi e periferie, sia per interventi pubblici che per quelli privati che hanno, diciamo, un impatto notevole e che potrebbero rientrare nel famoso allegato 4.7 progetti di infrastrutture, quelli progetti di rigenerazione urbana, riqualificazione che superano i famosi 10 ettari all'interno delle aree abitate. Quindi questi sicuramente chi li dovrà gestire dovrà un po' prepararsi a fare o la verifica con l'articolo 19 a via o una VAS con la verifica a via. Naturalmente gli interventi non possono essere frazionabili, cioè il ragionamento da fare che si consiglia, consigliamo
alle amministrazioni e ci consigliamo noi stessi per le valutazioni è una volta che c'è un intervento o pluralità di interventi sparsi sul territorio che hanno la stessa caratteristica, le stesse finalità, bisogna metterli tutti quanti assieme e fare la procedura corretta perché poi il frazionamento viene in qualche modo scoperto nel tempo da chi valuta e deve tenere comunque anche il singolo intervento, deve tenere conto degli effetti cumulo. Quindi comunque un proponente che presenta un'area piccolina per avere una procedura, chiamiamola così, di esclusione e che però nel raggio di uno, da 1 a 10 km mi deve dire se ci sono interventi analoghi che possono creare cumulo. Verranno fuori questi interventi e comunque vengono fuori nel momento della valutazione, quindi fatto dal valutatore, quando si entra nella piattaforma del proprio portale o regionale o nazionale, tutti questi interventi comunque sono segnalati o in itinere o attivati anche ad altri proponenti. Quindi è meglio che si passa tutti questi interventi anche di natura o di istanza di parte privata, vengano condotti da un'autorità procedente, assunti all'interno di un'unica programmazione e pianificazione, in maniera tale che poi si abbia un procedimento e un provvedimento ambientale che ne possa assicurare non solo la sostenibilità, ma anche l'effettiva realizzazione. Infine la missione 6, anche questa missione, dicevamo, soprattutto per la seconda componente, potrebbe appunto inferire procedimenti di valutazione ambientale qualora le aree o i complessi ospedalieri, naturalmente sempre nella logica di sistema, possano determinare o il ricorso a diciamo, procedure di verifica, addirittura a meri procedimenti di verifica soggettabilità a VAS, che naturalmente se sono, diciamo, se hanno anche come obiettivo una variante urbanistica, cioè se poi gli interventi non hanno come obiettivo un rafforzamento dell'offerta sanitaria, probabilmente ancora, e appunto probabilmente potrebbero generare delle varianti urbanistiche. Quindi anche questi, non solo dal punto di vista della verifica soggettabilità, ma soprattutto dal punto di vista della VAS, potrebbero essere oggetto di sviluppo di report ambientali e della loro valutazione. Questo è il quadro di ripartizione. Le risorse non ve lo commento perché comunque quello che emerge è che la buona parte, quindi la metà, è la composizione tra Recovery Fund e React, come vedete, soprattutto Recovery Fund nuovi progetti, che è la parte in blu. E diciamo che la parte consistente è anche il SIE del PON, del nuovo FEASR, appunto dei monofondi che adesso si stanno alimentando e programmando, e infine, appunto, comunque la parte rilevante e importante ce l'ha molto React, ma soprattutto in termini di scadenza. Ricordiamoci che tutto ciò che è React deve essere rendicontato a partire da dicembre 2023, quindi ottenere tra quest'anno e diciamo l'inizio del 2022 tutte le valutazioni e tutti i pareri e tutti i nulla osta, quindi una progettazione o una cosiddetta operazione matura. Di un progetto che già magari parta da un livello definitivo perché deve consentire poi alla conferenza di servizio o all'eventuale conferenza di programmazione, se si tratta appunto di varianti, di poter portare avanti l'investimento. Quindi stiamo attenti che molta fetta di React la stanno sostenendo le città metropolitane, quindi i PON e quindi gli organismi intermedi che faranno i loro bandi, i loro avvisi, attiveranno tutte le procedure.
Questa è la composizione, appunto, circa 13 miliardi di euro per React, poi tutto il resto naturalmente tra recovery fund e comunque c'è anche una composizione del fondo che mette insieme gli obiettivi definiti dal Piano Sud e abbiamo visto che sono quelli che rientrano immediatamente in React, quindi che hanno una scadenza abbastanza ravvicinata. Ovviamente la coerenza strategica con il quadro 2021-2027 è stata espletata ed è coerente con quattro pilastri della nuova strategia, sono cinque, quindi abbastanza coerente. Dopodiché, ovviamente, il programma è stato verificato sulla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ora, non sappiamo se il programma avrà una valutazione ambientale, questo poi lo possiamo stabilirlo noi. È ancorato fortemente alla legge di bilancio di previsione, tant'è vero che molti articoli della legge finanziaria varata il 30 dicembre del 2020 contiene investimenti e rimandi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Allora, abbiamo detto per ogni misura per misura come Shakespeare, vedremo quali sono le azioni che vedete in verde, abbiamo segnalato che sono suscettibili sia di facilitazione e semplificazione introdotte dal testo unico edilizio, quindi per interventi prevalentemente di natura privata. E comunque per entrambi, sia che essi siano di parte di istanza privata quanto di attivazione pubblica, possono essere suscettibili delle procedure, degli allegati che abbiamo visto all'inizio. E sicuramente lo sono. Gli spazi di smart working. Al fine di decongestionare i centri urbani, che cosa è successo? Praticamente gli uffici hanno attivato modalità di lavoro e di relazioni con i cittadini molto a distanza per il Covid. Ovviamente ci sono spazi della città che potrebbero essere sempre in attesa e nelle more che il Covid non rilasci più i suoi effetti, devono essere ridestinati per poter anche consentire, non più a distanza, ma anche fruendo diciamo, della fruizione comune degli spazi aperti o pubblici, del co-design, del co-working, e quindi alla partecipazione pubblica, per esempio, alla decisione, oppure comunque alla gestione di un lavoro a distanza che possa avere i suoi spazi di incontro in spazi dedicati e opportunamente progettati, che stanno cambiando naturalmente il modo di vivere delle nostre città e lo cambieranno sicuramente, che potrebbero appunto essere oggetto di valutazione o di semplificazione appunto amministrativa. Abbiamo detto anche i centri di formazione e di erogazione dei servizi pubblici, quindi quello che era il front office dovrà essere chiaramente per le distanze imposte e per la numerosità degli utenti hanno bisogno di spazi che attualmente eccedono per 3 o 4 volte le superfici attuali. Quindi anche questa situazione che verrà attivata appunto in tempi per i quali non è certo o probabile che finisca appunto l'effetto dell'evento pandemico, chiaramente impongono una rivoluzione copernicana nella gestione degli spazi e dei rapporti delle relazioni tra pubbliche istituzioni e cittadini in tutti i livelli, in tutti i settori. E bisogna che ci si cominci a pensare anche alle amministrazioni che hanno aree o patrimonio sottoutilizzato probabilmente e che possono avere già delle linee guida o degli studi di fattibilità su immobili o aree. È meglio che comincino seriamente a progettare questi spazi perché abbiamo un'incertezza veramente. Appunto, siamo incerti sugli esiti del Covid e di come l'umanità intera riprenderà i propri rapporti e le proprie relazioni. Quindi, comunque, è meglio riattrezzare i nostri spazi e il nostro modo di vita
in maniera resiliente, cioè a fronte di questo o di altri rischi, quindi eventi inattesi, in questo consiste la resilienza, cioè prepararsi a rispondere a eventi di cui non possiamo controllare né gli effetti né la durata. Passiamo alla misura 1.3, ecco, questa misura è molto importante, è quella che richiama il Piano Nazionale Borghi e soprattutto per quanto riguarda il punto 2, siti minori, aree rurali e periferie, inferirà quei grandi interventi di trasformazione e rigenerazione non solo del patrimonio culturale o monumentale, ma di spazi, soprattutto degli interi borghi. Quindi anche qui ci saranno procedure complesse ed è il caso che comunque anche in attesa della definizione precisa del piano, che comunque è oggetto ancora di dibattito pubblico, se appunto i comuni volessero intercettare questa misura, anche in questo caso sarebbe necessario attivare le procedure e verificare se procedure, procedimenti, progetti di rigenerazione rientrino in quei limiti dimensionali per cui la verifica avvia o comunque o la via stessa. Comunque devono verificare se questi interventi possano generare varianti urbanistiche, attivare le conferenze di pianificazione, insomma, organizzarsi sin d'ora, perché appunto la scadenza per molti di questi investimenti è il 2023. E quindi appunto questo è il focus sul turismo, appunto riqualificazione di luoghi identitari e periferie, quindi un'offerta turistica anche delle città presso aree che in genere sono state sempre marginalizzate, sono sempre le periferie ovviamente. Tra l'altro le periferie faranno la loro parte da leone perché saranno sicuramente interessate dall'irrobustimento delle linee tranviarie, per cui il passaggio di una linea tranviaria all'interno di una periferia genererà impatti sia positivi ovviamente, ma anche temporanei dovuti per esempio alla delocalizzazione di parcheggi, alla riprogettazione degli spazi pubblici, quindi altro che questa misura vada presa in considerazione. È molto importante che i comuni che abbiano appunto borghi rurali o che comunque abbiano appunto periferie da rigenerare e laddove anche nel progetto di rigenerazione possono essere, saranno contemplati interventi per la mobilità sostenibile, sicuramente dovranno prepararsi alla giusta programmazione o pianificazione, ma comunque alle eventuali procedure di valutazione sia paesaggistica che ambientale, cioè dobbiamo considerare pure che le autorizzazioni o le valutazioni di ordine paesaggistiche, superati certi livelli dimensionali, rientrano tra le valutazioni che poi potrebbero appunto generare l'esigenza di un PAUR piuttosto che di un articolo 23. Quindi in tutto questo programmare e pianificare le amministrazioni devono stare attenti, appunto basta mettersi delle tabelle di raffronto e quadri sinottici e capire sulla base del PNRR, sulla base delle proprie città, della programmazione delle città metropolitane e dei PON, cosa è attivabile, con quali tempi. Già le schede, per esempio, sono già partite per React e il limite della presentazione è scaduto o sta per scadere e si sta preparando tutta la programmazione a livello locale, regionale e poi nazionale per il Recovery Fund. Quindi è tutto un correre in questo momento. Ecco, la rivoluzione verde, la transizione ecologica, le abbiamo già accennate. Vi abbiamo detto che ci sono i famosi progetti, come vedete, fotovoltaici, galleggianti ed eolici offshore e onshore. Quindi noi li avevamo visti questi allegati alla parte seconda per competenze o nazionali o regionali e sono perfettamente coerenti, diciamo, dal punto di vista delle procedure attivabili con quanto previsto dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Poi
Vi do un po' i numeri che sono un po' significativi. Per quanto riguarda i progetti fotovoltaici galleggianti ed eolici offshore oppure onshore su aree della proprietà della pubblica amministrazione, le aree cosiddette delocalizzate, dismesse, ma anche bonificate, anche le discariche, cioè tutto ciò che è oggetto di bonifica e che non può per un certo periodo di tempo costituire un'area di facile ripresa e rigenerazione, si può pensare di attribuire a queste aree con accesso di brownfield o per le quali gli effetti della bonifica diciamo, si vanno a sviluppare nel tempo. Chiaramente bisogna pensare che quelle possono essere le aree suscettibili. Non toccherei le aree agricole assolutamente, anche se di proprietà dell'amministrazione, cioè evitare aree che hanno una buona qualità, un buon greenfield e prendere aree brownfield, quindi le aree per esempio produttive dismesse. Lì saranno i grandi campi per la produzione di impianti da ferro. Addirittura gli obiettivi nazionali fissati al 2026, cioè domani, molto vicino, un aumento dai 4 ai 5 gigawatt della capacità di rinnovabili installata. Quindi questi che sono sostenuti sicuramente da React, saranno i primi che andranno a valutazione nazionale. Per questo, facciamo un attimo una pausa, una riflessione, si è sentita l'esigenza proprio per facilitare e semplificare di diciamo concentrare, non accentrare, concentrare ai fini della semplificazione e della verifica del cronoprogramma di tutte le attività di PNRR, di React, di Recovery Fund e quindi di Ripresa e Resilienza Nazionale a un unico ministero che è il Ministero per la Transizione Ecologica, che mette appunto insieme dicasteri e competenze diverse, sostanzialmente del MISE e del Ministero dell'Ambiente. All'inizio ho detto che la rivoluzione il Green Deal, sostenuto da PNIEC, che vi ho richiamato, che appunto richiama lo stesso governo quando presenta questo nuovo ministero, dice il criterio per trasferire competenze al nuovo ministero sono le 5 dimensione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima, che sono state stabilite in ambito comunitario. Quindi il Ministero ha una funzione di verifica, monitoraggio, controllo e di semplificazione, naturalmente per l'attuazione di tutte le misure volte alla transizione ecologica. Abbiamo visto essere tantissime all'interno del piano nazionale. L'altra scommessa molto importante che si, appunto, oltre ai due settori fotovoltaico e eolico, vi do anche qui dei numeri che traggo ovviamente dal piano nazionale. I pannelli fotovoltaici di nuova generazione, quindi che cominciano a sostituire il silicio con altre materie, perché poi dicevamo anche nella precedente comunicazione sulla valutazione ambientale del fotovoltaico, comunque gli impianti di produzione di energia da ferro, che una fase significativa, cioè, dell'impatto è la dismissione e quindi poi stoccare, trasferire, trattare, recuperare o smaltire tutti i materiali, cioè ormai il nostro pianeta non ha più né gli spazi né le risorse per poter sostenere questi impatti. Ricordiamoci che anche a livello nazionale si stanno cercando i siti per le scorie. Questa è anche un'altra situazione che per ora il Ministero dell'Ambiente, insieme a tutte le regioni, sta gestendo, quindi il post nucleare. Quindi, pensate, noi dobbiamo andare a scegliere i siti nazionali del post nucleare e poi riservarci delle aree per andare a smaltire gli effetti della nuova rivoluzione industriale, chiamiamola così, e dell'efficientamento energetico. Quindi meglio lavorare prima col principio di attenuazione e precauzione che abbiamo richiamato per ottenere già materiali
il cui smaltimento finale o comunque il cui recupero, ecco, siano facilitati, anzi materiali facilmente recuperabili e ad alta efficienza, perché noi abbiamo visto l'altra volta, per esempio, che l'efficienza dei pannelli fotovoltaici in termini appunto di resa energetica è del 20% rispetto al pannello, quindi il 20% della superficie, che è un X del suolo, garantisce quella produzione di energia. Quindi a migliorare non solo i materiali, ma le prestazioni energetiche dei materiali potrebbe anche concorrere non solo alla fase di dismissione che sia la più sostenibile possibile, ma anche a ridurre le superfici che purtroppo abbiamo visto essere maggiormente quelle agricole, senza i criteri escludenti del decreto, in maniera tale da non avere questo effetto sostitutivo del campo agricolo col campo fotovoltaico, ma le misure che lo Stato giustamente, d'accordo con l'Unione Europea, si è impegnato a raggiungere sia in termini di indipendenza energetica, quanto appunto di decarbonizzazione per non utilizzare più appunto il fossile, il carburante di origine fossile, sono di 2 gigawatt l'anno nel 2025 e 3 gigawatt l'anno negli anni successivi, a fronte dei quali dovranno essere cambiati anche i PEAR, o i PEARs, i piani per l'energia e l'ambiente regionali, che avevano ben altri obiettivi. Quindi il piano nazionale sta rimettendo in moto anche le pianificazioni regionali, perché se i progetti poi non sono coerenti e in linea con le pianificazioni regionali, molto spesso non sono procedibili. Quindi anche il piano nazionale dovrebbe riportare le regioni, secondo la mia modesta opinione, a rivedere gli obiettivi energetici, perché se poi gli obiettivi energetici non sono quelli statuiti e decretati per il piano e non sono quelli statuiti e decretati anche in forza di VAS, quegli obiettivi energetici naturalmente hanno inferito all'interno del piano un certo dimensionamento, cioè oltre quella dimensione in termini di resa energetica, di superfici, non ti puoi aspettare. Quindi è meglio comunque che i piani regionali, informazione e revisione, quelli energetici e ambientali, e quelli anche per il clima, perché noi abbiamo anche obblighi da assumere per la qualità dell'aria ambiente, siano adeguati al piano nazionale. Questo è un aspetto che poi le regioni vedranno di potersi gestire se e quando lo faranno. Abbiamo visto che la rete elettrica, abbiamo detto i famosi elettrodotti, di cui all'allegato 2, ma anche quelli all'allegato 4, abbiamo detto sarà pure rinforzata sia la rete eterna che la rete nazionale, con diciamo una quota rinnovabile di questo mix energetico da raggiungere, che sarà per il 55,4% da raggiungere nel 2030, e una capacità di stoccaggio, cioè di messa in sicurezza, in conservazione e a risparmio, una capacità di stoccaggio di 3 gigawatt al 2025, cioè io produco energia, me la stocco, me la conservo, quella che metto in linea deve concorrere per il 55,4% obiettivo 2030, quindi immaginate l'impatto degli interventi, che sono molti di questi, vi ricordo, sono React, quindi 2023. L'idrogeno, abbiamo visto, l'idrogeno è una delle altre scommesse, naturalmente, l'energia più pulita che esista, ma l'energia a idrogeno ha bisogno di un combustibile pulito. Quindi, per portare avanti l'energia a idrogeno e canalizzarlo in queste grandi reti, che sono spesso queste reti offshore, quindi la rete Snam o di altre grandi società, hanno bisogno di combustibile pulito. Questo combustibile pulito deriverà sempre da fotovoltaico e o da eolico, e soprattutto a piattaforme offshore. Immaginate un idrogeno intubato lontana da una piattaforma di produzione di energia. È chiaro che bisogna, ecco, dove si fanno queste piattaforme? Nelle aree più sensibili, o a mare, o sulle coste, dove c'è il vincolo paesaggistico. Quindi tutto questo ragionamento, che è mirato a ottenere non solo l'efficienza energetica con energia pulita,
ma a intervenire seriamente sulla decarbonizzazione per almeno 20 anni lascerà dei segni abbastanza significativi e indelebili sul territorio che devono essere o avrebbero dovuto essere presi in considerazione sia a livello di pianificazione che a livello di progetto. Ora toccherà ai progetti andare a definire la migliore delle localizzazioni, quindi delle alternative localizzative. Quindi toccherà ai progettisti e agli sviluppatori ambientali andare a localizzare e a intervenire se secondo i vincoli, che sono tantissimi nel territorio italiano, meno male che ci sono, escludenti, che però forse per le cose del momento, per un livello poco adeguato della progettazione, come al solito, quando si sviluppano gli studi ambientali, queste benedette alternative vengono poco prese poco in considerazione, costringendo, ecco perché poi se le prendono con le commissioni, costringendo i valutatori e le commissioni o nazionali o regionali a doverla fare proprio quello studio, a dover verificare da sé se esistono le alternative e a dover purtroppo rallentare, perché non si può chiaramente accettare né da parte dei cittadini né dei soggetti competenti interventi in aree molto sensibili, assoggettate al vincolo paesaggistico, in prossimità delle foci e quant'altro, quindi sulla fascia costiera o anche offshore, senza aver ben meditato e valutato tutte le alternative localizzative e progettuali. Scusate, ma sono aspetti molto importanti perché dalla provenienza e dall'origine dell'uditorio, cioè voi provenite da tutte le amministrazioni. Io personalmente, come sapete, lavoro al Comune di Palermo e faccio parte anche della Commissione regionale delle valutazioni ambientali. Quindi questi problemi li vivo sia come proponente, procedente, diciamo così, per alcuni aspetti, ma poi li vivo come valutatore all'interno della Commissione. Mi rendo conto che probabilmente ci vuole non solo un rafforzamento sulla normativa, sugli allegati, ma ci vuole anche come l'ho detto sempre, un'organizzazione delle varie amministrazioni, come anche all'interno, diciamo, degli studi professionali privati, con esperti, perché ormai l'esperto ambientale è non soltanto un valutatore, uno sviluppatore, ma spesso anche un progettista, direttamente un progettista, perché da nessuna parte è rilevato che ci sia un conflitto di competenze tra chi progetta e chi valuta, perché i rapporti ambientali di qualsiasi natura e per qualsiasi procedimento costituiscono la parte integrante dell'atto o dello strumento o del progetto. Non sono mai avulsi. Un rapporto VAS non è mai avulso da uno strumento di pianificazione. Nasce e si sviluppa e lo segue per tutti i livelli fino al monitoraggio ex post. Quindi è chiaro che anche nel caso dei progetti, gli studi ambientali, dallo studio di preliminare ambientale fino all'articolo 19, agli studi e report dello studio di impatto ambientale, alla prefattibilità, eccetera, eccetera, sono incardinati nel progetto, fanno parte degli elaborati, non sono ex post, ma accompagnano la pianificazione e la progettazione sempre. Quindi, comunque, molto spesso, ed è normale che accada, non solo il progettista, ma soprattutto il progetto deve essere incardinato nel progetto la figura dell'esperto ambientale, ma soprattutto un rapporto ambientale che, diciamo, dialoghi perfettamente con i documenti di piano di progetto, cosa che spesso non accade. Andiamo avanti. Per quanto riguarda poi la rete ciclabile, che si integra a tutta la mobilità sostenibile messa in campo, si parla addirittura di una rete ciclabile nazionale. Sapete, è declinata come la rete Natura 2000, è declinata ai vari livelli. In Italia esiste un progetto appunto di ciclovia nazionale,
il quale addirittura è previsto, sono previsti 1.000 km di piste ciclabili urbane e metropolitane, quindi ha voglia di articoli 19 che ci dobbiamo aspettare per queste piste ciclabili, e dopodiché le ciclabili turistiche. Molto spesso sapete che gli antichi tracciati ferroviari, per esempio, è avvenuto anche in Sicilia, ne stiamo gestendo noi uno al comune di Palermo, sono trasformati in greenway, che non sono le greenway solo previste dal codice della strada, ma sono queste belle greenway realizzate da codice stradale che però si riprendono questi circuiti dei trasporti ferroviari antichi che attraversano porzioni bellissime, interessantissime, le aree appunto con pregio naturalistico, ambientale e paesaggistico di un certo tipo, quindi diventano delle greenway che rafforzano, quindi dei veri e propri corridoi ecologici che rafforzano anche la rete natura. Quindi proprio per queste piste ciclabili di 1.626 km, aspettiamoci le valutazioni di incidenza ambientale. È sicuro che attraverseranno siti interessati o da Rete Natura 2000, ma anche da significative estensioni come l'IBA. Le IBA sono le Important Bird Areas che hanno definito e determinato l'istituzione delle zone di protezione speciale, le ZPS. Ma molto spesso sono più estese delle ZPS e a tutela appunto dell'avifauna delle direttive uccelli. Quindi immaginiamo l'impatto che possono avere le piste ciclabili turistiche con tutta una serie di spazi di sosta, di aree rigenerate. Su aree della rete Natura 2000. Quindi sicuramente, oltre alla verifica soggettabilità, aspettiamoci procedure di valutazione di incidenza, quindi con il DPR 120-2003 ex 357 del 1997, secondo le linee guida appena varate, appena da un anno e un mese varate dal Ministero, che hanno adeguato, agli orientamenti e alle direttive comunitarie la redazione e i procedimenti per la valutazione di incidenza ambientale. Stessa cosa per il trasporto pubblico locale, green e trasporto rapido di massa. Andiamo ai numeri anche qua. 195 km di rete attrezzata, 195 km sul territorio nazionale, però abbiamo un rinforzo su delle città, sono Genova, Bergamo, Rimini, Firenze, Roma e Palermo. Sono quelle che devono completare, ma perché hanno comunque delle situazioni, non sono soltanto deficit di programmazione. Queste città hanno una orografia e un'organizzazione urbanistica molto, molto complessa, per cui andare a innestare o andare a rivoluzionare la rete trasportistica molto spesso fa, deve fare i conti questa rivoluzione di modalità e mobilità orientata alla sostenibilità, deve fare i conti con un tessuto urbano abbastanza complesso, ma anche con sezioni stradali poco idonee per alloggiare le nuove linee tranviarie. Pensate Genova, pensate Palermo. Genova sicuramente molto sulle funivie, ma Palermo stessa abbiamo avuto delle difficoltà a dover innestare il trasporto rapido a via vincolata, soprattutto tranviario, proprio perché abbiamo strade intanto monumentali molto importanti che andavano trattate in un certo modo, ma che facevano parte della geometria del tracciato in maniera ineludibile, senza alternative, e poi nodi con sistemi stradali, tessuti urbani di difficile gestione. Quindi per questo molto spesso l'adeguamento agli standard della mobilità sostenibile è venuta più lentamente per queste modalità trasportistiche nelle nostre città. E andiamo all'efficienza energetica. Questa dell'efficienza energetica di riqualificazione degli edifici, oltre al 110% di facilitazione
ai privati, riguarderà appunto diciamo, l'efficientamento energetico e il retrofitting climatico di molti edifici di proprietà pubblica. Per quanto riguarda l'efficientamento energetico e il retrofitting climatico, molto del patrimonio pubblico non potrebbe, se non per edifici, che sono stati realizzati con certi criteri dopo un certo periodo, dopo gli anni 40-50, essere facilmente, diciamo, recuperati dal punto di vista energetico e climatico. Quindi i tetti verdi, le facciate verdi, come si fa a fare interventi del genere in centro storico? Bisogna lavorare su forti interventi di ristrutturazione, lavorare dall'interno della struttura. Quindi è difficile, ed è complesso questo ragionamento, ma si sta già lavorando in molte città, anche con l'aiuto degli ordini professionali, per poter anche decarbonizzare aree storiche della città ed efficientare monumenti ed edifici storici con tutte le accortezze e con l'aiuto anche e soprattutto delle sovrintendenze. Per gli altri edifici, che sono soprattutto il patrimonio scolastico delle pubbliche amministrazioni, molto spesso per intervenire con il retrofitting climatico, quindi con recuperi per il clima e per intervenire con l'efficienza energetica, molto spesso bisogna passare dal recupero edilizio, perché comunque sono o scuole o edifici pubblici, per esempio pensiamo alle aree PEP e gli ERP, che naturalmente la fanno da padrona in questo finanziamento, e quindi anche qui, a seconda della dimensione dell'investimento, quindi della dimensione fisica dell'investimento, potrebbero appunto generarsi o attivarsi procedure ambientali. Ma quello che è più complesso effettivamente è la fase di passaggio da una classe energetica ad un'altra, quindi prendere i finanziamenti con progetti che siano sostenibili e facilmente raggiungibili. Anche qui molta della risorsa finanziaria proviene dal REACT. Ed è sicuramente connessa, anzi lo è sicuramente connessa con la misura dell'inclusione sociale, che vedremo dopo, e col piano periferie. Quindi c'è tutto un ragionamento per cui l'intervento singolo sulla scuola molto spesso, come vedete, non è singolo, può essere inserito in un intervento più ampio e più complesso, che appunto potrebbe generare procedure e procedimenti ambientali. Il dissesto idrogeologico è quello che vi dicevo anche all'inizio, sia interventi di idraulica forestale, sia ricostituzione e restauro di aree degradate, molto spesso in siti ad alta valenza naturalistica e paesaggistica, tutto il rafforzamento della rete dei boschi e della rete storica rurale. Anche qui si potrebbero avere interventi o a verifica o a PAUR, che basta che scatta la valutazione incidenza, si va direttamente a valutazione impatto, quindi i limiti no, non contano più in quel momento. Tutto il rafforzamento della distribuzione della rete acquedottistica, quindi reti con estensioni superiori, vado veloce, tutta la mobilità sostenibile, abbiamo visto tutte le opere ferroviarie, qua ci sono tutte le tratte nazionali elencate, tutta l'intermodalità, abbiamo parlato prima degli intervolti, ecco, la rigenerazione urbana e l'housing sociale, e questo sicuramente sono i famosi progetti di area vasta all'interno della città, che andranno evidentemente o a VAS o a verifica articolo 19. Gli alloggi pubblici li abbiamo visti, le aree periferiche le abbiamo viste, stiamo scorrendo le azioni delle misure già anticipate. Strategia nazionale per le aree interne, dove si innesta il progetto Borghi, ma già c'è attiva questa strategia nazionale. I beni confiscati alle mafie. E basta, io mi fermo perché ho visto che ci sono 8 minuti appena. Io vi ringrazio intanto per l'attenzione, perché non è facilmente digeribile l'argomento, però può servire, dico, sia per la verifica dei tempi,
anche connessi alle valutazioni in itinere di tipo ambientale, quelle attivabili, e può essere un sostegno per chi sta promuovendo, per le amministrazioni che devono promuovere o valutare. Allora, il PNRR non sarà sottoposto a VAS. Allora, in quanto strumento legato a una programmazione al bilancio dello Stato, non è diciamo, da assoggettare a VAS, perché in fondo è una programmazione che alimenta una legge di bilancio. Quello che se poi viene non visto come un programma, quindi con finalità di rafforzamento economico-finanziario, ma viene vista come una pianificazione. In realtà non possiamo vederlo come, non è un piano urbanistico, non è un piano, è un piano strategico che attiene al bilancio e alla programmazione. Tant'è vero che è lo stesso documento in questo momento, come si diceva con la coordinatrice di progetto, è al Senato, quindi non ha la valenza e non rientra nel famoso articolato dell'articolo 6 del decreto legislativo. Sì, allora il DM 173-2016, vabbè, certo, tutto ciò che è i progetti di scavi vanno fatti secondo le regole, le linee che vengono impartite dai documenti tecnici. Non si possono fare progetti che la documentazione tecnica o i disciplinari tecnici nazionali, oppure gli altri adempimenti legati alla tipologia di progetto vanno fatti certamente secondo i propri dispositivi di natura tecnica e tecnico-realizzativa. Il PNRR è già vigente. Abbiamo detto che abbiamo una versione al 12 gennaio. Il PNRR dovrebbe essere esitato entro aprile, quindi comunque giustamente il nuovo governo non penso che potrà o vorrà intervenire se non con qualche altra integrazione, perché c'è tutto in questo piano in effetti. Potrà intervenire integrando altre misure, rafforzando alcuni obiettivi piuttosto che azioni, ma ancora diciamo, è un documento programmatico che verrà esitato o sarà vigente quando andrà in Unione Europea e comunque quando saranno stabiliti i finanziamenti. Ma bisognerebbe già comunque con questo indirizzo, perché l'indirizzo della programmazione 2021-2027, che vi ricordo è già in essere, quindi aspettate i bandi e gli avvisi di negoziali, quelli negoziali, quindi vi mettono a gare i comuni, le amministrazioni, i privati, sono tutti bandi che sono o gestiti dagli organismi intermedi dei PON per React o comunque dai dipartimenti regionali o dal Ministero direttamente, quando si tratta appunto di alcuni PON che non sono e non hanno OI in qualche caso. Va sottoposto a VAS il piano nazionale delle ciclovie, è un piano di trasporti e di mobilità che comunque ha già avuto, ha fatto le proprie diciamo, valutazioni. Queste situazioni sono adesso ampliamenti, rafforzamenti. Io penso che essendo stati introdotti all'interno del PNRR le modifiche che sono intervenute per effetto di questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza difficilmente potranno, se non per alcuni aspetti specifici, i PERS ad esempio, secondo me andrebbero adeguati sicuramente, ma per altre situazioni no, perché comunque il Piano Nazionale Ciclovie metteva insieme tutta una programmazione che già è da 20 anni che l'Italia ha perfezionato, e non è sempre detto che nelle varie fasi questa programmazione e pianificazione dovesse essere, vi ricordo che è il 152 del 2006, quindi l'assoggettabilità a VAS non c'era prima di questa normativa, c'era la VIA e c'erano altre procedure. Quindi non sappiamo, non penso comunque che il Piano Nazionale delle Ciclovie, del quale è stata fatta semplicemente, è stato aggiornato l'obiettivo diciamo di performance e di prestazione, possa essere
sottoposto a basse, tra l'altro appunto un piano che è all'interno di una mobilità nazionale più integrata, non c'è solo questo appunto delle ciclovie. Vista la norma di interventi permanenti previsti, non sarebbe meglio approvare la legge del consumo? Noi abbiamo già una normativa che tutela il consumo di suolo. E vi ricordo che abbiamo non solo gli orientamenti ISPRA, e comunque gli annuari ARPA delle varie regioni, ci sono le leggi regionali che in qualche modo hanno impedito o comunque controllano che non vi sia consumo di suolo. Noi abbiamo una proliferazione di norme, regolamenti, interventi e di conseguenti anche interventi punitivi, chiamiamoli così, o sanzionatori. La legge importante comunque che è la legge sulle aree verdi, la legge appunto della 10 del 2013, che è molto importante, tutelava tutte le aree verdi, il consumo di suolo, sappiamo pure che c'è il principio di invarianza idraulica che è ormai non solo acclarato a livello nazionale, ma a livello regionale. Allora, le norme le abbiamo, non facciamo spesso altro che riscriverle, riaggiornarle. Il problema è il controllo. Laddove non interviene un controllo, qualsiasi apparato normativo perfetto e con tutte le sanzioni possibili attivabili non ha alcun senso. Quindi io, siccome sono convinta, perché comunque il panorama nazionale e regionale lo conosco abbastanza bene, che noi abbiamo molte tutele, non abbiamo controllo. Mi dispiace dirlo, e purtroppo forse non abbiamo neanche la forza, lavoro da poter impiegare in questo controllo. Comunque va in qualche modo riorganizzata l'amministrazione pubblica, il rapporto tra le varie amministrazioni competenti al controllo del territorio, e probabilmente un controllo lo potremmo avere in maniera più efficace ed efficiente, ma le norme, vi assicuro, ci stanno tutte. C'è poi questo disegno di legge che fu portato avanti da una grandissima associazione che si occupa di Urban e di Urbact a Conte, ma quello era semplicemente per applicare degli indirizzi e anche degli indicatori di controllo di prestazione che erano tutti coerenti con gli indicatori dell'Agenda di Sostenibilità 2030. Però comunque le norme ci stanno e ci sono tutti i vincoli. Il nostro territorio risulta il più vituperato, nonostante sia più tutelato forse a livello europeo. Se poi andate a vedere, e abbiamo normative molto più complesse, farraginose e ridondanti, proprio perché siamo incapaci di controllarlo il territorio. E qui mi taccio. È necessario adeguamenti penso sia il PNIEC alla luce, no, diciamo il PNIEC è abbastanza ben strutturato, c'è anche il PNAC, che è quello appunto sulla qualità dell'aria e del clima, quindi due piani, PNIEC, PNAC. PNAC ha già fatto pure la VAS, quindi dà delle prescrizioni, degli orientamenti. No, è il PNRR che, come abbiamo visto, deve essere adeguato sia al PNIEC che al PNAC, ai due piani. La strategia forestale è quella che naturalmente è tutelata anche da aspetti di programmazione e pianificazione che la sorreggono. Ricordiamoci i piani di sviluppo, i PSR, che vengono aggiornati a livello regionale, quindi sia la strategia forestale, insieme alla strategia della biodiversità, ricordiamoci che è stata rinnovata al 2030 la strategia della biodiversità, sia urbana che diciamo agroforestale, sia il PSR, penso che sono loro che invece performeranno l'efficacia e gli obiettivi ambientali di questi investimenti. Io non so se sono stata esaustiva, se. Fatemi sapere, eventualmente potete produrre le domande e anche potete pretenderle in forma scritta, però se nessuno ha niente da dire, io chiuderei.
E vi ringrazio ancora una volta per la infinita Grazie, pazienza. dottoressa Liuzzo. Allora, ringrazio lei, i partecipanti, e ricordo che le risposte alle domande saranno anche disponibili nei prossimi giorni per iscritto appunto sul sito di Eventi PA, la pagina dedicata a questo evento. Ricordo che la registrazione di questo incontro e le slide saranno invece disponibili nel pomeriggio, entro il pomeriggio di oggi, e sempre sul sito di Eventi PA, alla pagina dedicata a questo webinar. Ricordo per quanto riguarda invece gli attestati di iscrizione che questi vengono rilasciati naturalmente a quanti si sono iscritti all'evento e a quanti hanno seguito almeno il 20% dell'incontro e che questi attestati di iscrizione saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito di Eventi PA, la voce I miei eventi, e saranno scaricabili autonomamente. Prima di lasciarvi, vi vorrei segnalare il prossimo incontro che è previsto il 9 marzo, è previsto appunto un webinar dal titolo I controlli nella SCIA, criticità e rimedi applicativi anche alla luce del decreto semplificazioni. L'inizio del webinar è previsto alle ore 10 e l'evento è già online, quindi è possibile già iscriversi. Allora, io ringrazio di nuovo ancora la dottoressa Liuzzo e i partecipanti. Grazie mille e buona giornata. Grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie a Norina e buona giornata a Grazie. tutti ancora. Grazie, arrivederci.